Dottor Cova, voi oggi avete presentato un report in cui definite quelle che sono le condizioni degli artigiani e alcuni dei loro bisogni. Io le chiedo di riassumere sinteticamente in cosa consiste questo report. Intanto io mi occuperò di una parte di questo report che riguarda WILA, che è il Fondo di Assistenza Sociosanitaria di cui sono presidente. WILA nasce esattamente un anno fa, poco meno di un anno fa, per dare risposta ai bisogni delle persone nell'ambito socio-sanitario. Noi abbiamo una sanità pubblica che va difesa, ma che è incapace oggi di rispondere a bisogni come per esempio quello della non autosufficienza degli anziani. Non a caso alcune delle nostre prestazioni vanno in quelle direzioni. Noi siamo nati anche con l'ambizione di dare risposte a coloro che hanno di meno, cioè i lavoratori delle aziende più piccole, dell'artigianato, perché nelle più grandi la contrattazione collettiva ha costruito delle risposte nel tempo. Nell'artigianato non c'erano esperienze di questo tipo. WILA ha l'ambizione, con i suoi 120.000 iscritti raggiunti nel giro di qualche mese, di organizzare risposte socio-sanitarie ai bisogni delle persone, in prospettiva anche dei datori di lavoro, degli imprenditori, perché di fronte ai bisogni le persone alla fine sono uguali, tutte uguali, insomma. La categoria degli artigiani di conseguenza è forse stata quella nel tempo meno tutelata o quella che ha avuto più difficoltà a difendere se stessa, soprattutto nell'alveo del welfare? La categoria degli artigiani ha avuto però anche capacità di elaborare delle risposte originali. La bilateralità artigiana è vecchia ormai di decenni, insieme a quella dell'edilizia è forse la più importante esperienza bilaterale del nostro paese. Quindi certo, le piccole aziende sono complicate, non c'è una contrattazione collettiva interna. Abbiamo supplito a questa mancanza identificando delle capacità di risposta di sistema, quindi mettendo insieme le aziende, i dipendenti, in una logica di reciprocità per rispondere ai bisogni, perché WILA risponde ai bisogni sociosanitari, ma ELBA, che la bilateralità artigiana, risponde ai bisogni per esempio anche di sicurezza sul lavoro. Abbiamo gli ammortizzatori sociali, sono e saranno gestiti sempre più attraverso la bilateralità.